Siano lodati Gesù e Maria. Ebbene, cari fratelli e sorelle, che cosa abbiamo ripetuto nell'antifona al Vangelo? Lo Spirito del Signore è sopra di me, mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio. È sicuramente un'invocazione che si addice a ciò che nella grazia e per la grazia di Dio abbiamo vissuto questa mattina nella nostra parrocchia, la cui aula liturgica è stata teatro del conferimento della cresima a quattro nostri parrocchiani. Hanno ricevuto la pienezza dello Spirito Santo con i suoi sette santi doni, impegnandosi a vivere con autenticità e fedeltà la loro vocazione alla santità, come conseguenza del seme di vita divina inoculato in loro a partire dal battesimo. Ebbene, il Vangelo che San Giovanni Evangelista ci propone ci parla di un altro Giovanni, il Battista. Giovanni il Battista, che è il precursore di Gesù e anche il suo parente. Non a caso la liturgia odierna ci presenta anche il Magnificat come salmo, questo cantico che tra l'altro Maria prese in prestito dal libro del Deuteronomio, che evoca quel cantico di Maria quando gli israeliti attraversarono il Mar Rosso e furono affrancati dalla schiavitù d'Egitto e dai soldati del faraone che li inseguivano, e che Maria a sua volta cantò nella casa di Zaccaria quando fece visita ad Elisabetta, sua parente, incinta anche lei prodigiosamente, ma non vergine perché era sposata a Zaccaria, appunto, e il cui prodigio e la cui gravidanza era stata annunciata dall'arcangelo Gabriele quando Maria apprese dalla sua casetta di Nazareth in Galilea che sarebbe diventata la madre del Messia. E allora, di fronte a questi doni di grazia che investono la nostra parrocchia, le nostre persone, la nostra comunità, la nostra storia di umanità nella storia della salvezza, dobbiamo riflettere su tutte le volte nelle quali ci è sembrato che le cose fossero un dovuto. La salute è un dovuto, il successo a scuola è un dovuto, il matrimonio, il fidanzato, la fidanzata è un dovuto, i soldi sono un dovuto, il posto di lavoro è un dovuto. Forse negli anni 70 funzionava così, no? Col voto di scambio, oggi non più. Ma c'è lo stesso la corruzione. Ma se noi cambiassimo paradigma e al dovuto sostituissimo il dono, è un dono la salute, è un dono il successo scolastico, è un dono la realizzazione affettiva, è un dono il coniuge o il fidanzato o la fidanzata, è un dono il posto di lavoro, allora le cose cambierebbero, vivremmo un poco più sorridenti, perché saremmo molto più in pace con noi stessi e con gli altri e anche molto più allegri e gioiosi. E quello che a me manca è la capacità di saper accogliere o saper cogliere i segni di Dio, accogliere perché poiché tutto è dovuto. Ecco, anche Dio mi deve tutto e quindi abbiamo delle pretese, alle volte anche insostenibili, nei confronti del Padre Eterno. In altre occasioni poi siamo così pieni di noi stessi da non accorgerci che il nostro tempo, la nostra vita, è limitata, come limitati siamo noi stessi. E quindi ogni momento della nostra esistenza diventa bello perché è unico e ripetibile. E anche nella sofferenza, da quando Dio si è fatto uomo e si è fatto mettere in croce per noi, può essere tradotto, dicevo, il momento di sofferenza in momento di grazia, anche quello in momento di dono.
di opportunità per condividere qualcosa di importante con Gesù. La crocifissione personale, certo, la crocifissione personale. Ma poco fa parlavo anche di cogliere i segni di Dio. Accogliere l'abbiamo capito, ma cogliere i segni di Dio in che modo? Percepire cioè come il Signore si manifesti, come ci siano tante occasioni di conversione, che alle volte la prosperità ci impedisce di percepire, come dice la parola di Dio, come dice il Salmo, l'uomo nella prosperità dimentica. Dimentica che cosa? Dimentica Dio. L'uomo nella prosperità dimentica anche di ringraziare gli altri. Il superbone crede che tutto è dovuto, e allora quando qualcuno gli fa un omaggio, gli fa un regalo, gli offre un po' del proprio lavoro, delle proprie competenze, poiché tutto è dovuto, siamo persino incapaci di dire grazie. Ma questa incapacità di ringraziare si traduce molto spesso nella nostra vita nella incapacità di dire grazie Gesù per quello che sono, per quello che mi dai, per quello che fai costantemente per me. Perché la vita è sempre un dono. Noi crediamo che la vita sia un dovuto. Oggi con l'ingegneria genetica vorremmo predeterminare il genere, il sesso dei nostri figli. Vorremmo predeterminare, che ne so, il colore dei capelli, la statura, le caratteristiche somatiche, il colore degli occhi. Sto scherzando, sto sorridendo come vedete, ma quello che dico non è poi così lontano dalla realtà, anzi già è realtà, già è così purtroppo. E allora capite bene, cari fratelli e sorelle, come la vita stessa non sia un dovuto, ma sia un dono. Tante coppie che soffrono la sterilità, tante coppie che non riescono a coronare il sogno o il progetto di avere dei figli, perché come frecce in mano un eroe sono i figli della giovinezza, beato chi piena ne ha la faretra, dice il Salmo in un'immagine molto poetica, i figli rimangono un dono nel mistero della vita. Sì, è proprio così. Ma quando le cose più belle della nostra esistenza diventano un dovuto, li sviliamo, perdono di valore. Allora non capiamo quanto è bello stare in salute, non capiamo quanto è bello avere una famiglia, non capiamo quanto è bello avere dei figli, non capiamo quanto è bello avere dei genitori, non capiamo quanto è bello avere un posto di lavoro, non capiamo quanto è bello andare a scuola a studiare, anche se i bambini questo può indispettire ed annoiare. Non capiamo quanto sia bella, forse lo stiamo capendo adesso, la normalità in questo tempo di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19. Beata normalità. E diventiamo improvvisamente tutti dei supercattolici praticanti che ci si lamentano, ecco, del fatto che la messa non è celebrata a mezzanotte, come se Gesù bambino avesse bisogno della mezzanotte per riattualizzarsi in mezzo a noi liturgicamente attraverso la Santa Messa, che non è della mezzanotte. Prendete il messale, sia il vecchio che il nuovo, è la messa della notte, non è la messa di mezzanotte. Non è che se la messa si fa alle 23:59 non è più Natale. Bisogna stare tranquilli. Io scherzo, mi piace scherzare, perché oggi è la Domenica della Gioia. Ma quante persone mi hanno anche fermato in mezzo alla strada qui a Calderà, quelle volte che circolo, che distribuisco, ecco, la Santa Comunione, gli ammalati, le persone anziane, a loro i parenti si avvicinano e mi dicono: ma come quest'anno il Papa, ma che Papa cattivo, toglie la messa di mezzanotte. Allora vai a spiegare che non è mai esistita la messa di mezzanotte, che era una tradizione conventuale, una tradizione cristiana convenzionale per la quale si faceva la messa in prossimità di mezzanotte, e che la liturgia prevede la notte, e che il Papa, anche per motivi di sicurezza in tempi immemori, celebra la messa nella Basilica di San Pietro non a mezzanotte, raramente, anche per le dirette televisive, ma alle 21, alle 22, quasi mai alle 23. Quindi poi quando è mezzanotte qui nelle Filippine, da dove viene Fra Galileo, sono già le 7 del mattino, le 9 del mattino, dipende, anche come il fuso orario, 7 ore forse, ecco, già il mattino presto.
Oppure quando qui è giorno, ecco, lì è mezza, cioè quando qui, scusate, è sera, lì già è mezzanotte. E quindi, ecco, quello che conta è lo spirito, la sostanza con la quale viviamo certe cose. E in questo spirito, in questa sostanza, dobbiamo vivere il nostro essere cristiano. Per la qualcosa le tradizioni sono belle, sono buone, alimentano la nostra fede, ci aiutano ad aggregarci, guai se non fosse così. Ecco, avete visto che danni anche quest'anno, non c'è stata la festa di San Rocco in quanto tale, non c'è stato il presepe vivente in quanto tale, però abbiamo festeggiato lo stesso il nostro santo patrono, stiamo festeggiando lo stesso il Santo Natale, ma questi momenti di aggregazione, di devozione ci mancano perché aiutano la nostra fede cristiana. Siamo degli esseri umani, viviamo attraverso dei segni tangibili che traduciamo magari a modo nostro, in modo parzialmente corretto, ma comunque con un riferimento al soprannaturale. Ma è una grande occasione quella che ci viene offerta, cari fratelli e sorelle, per vivere la nostra vocazione alla santità. E questa vocazione universale, questa chiamata universale alla santità, che siamo parrini, che siamo frati, che siamo suore, che sono suore, che siamo, che siete fedeli laici, padri e madri di famiglia, figli di famiglia e così via e così sia, è un modo per dire nella propria condizione: Signore, ti amo, riconosco i tuoi doni e tu sei la mia gioia, perché io so che sono destinato al paradiso, so che anche nel cuore delle prove tu sei con me, so che non mi abbandoni mai e so che anche quest'anno vieni a nascere in mezzo a noi e la tua nascita è segno che tu, Signore e Creatore, hai ancora fiducia nell'uomo e lo associ alla tua opera creativa e redentiva, con il mistero della sofferenza e con il dono della capacità creativa di porre in essere tante cose belle, tanti progetti d'amore, tanti progetti di lavoro, tanti progetti di scienza, tanti progetti di speculazione, tanti progetti di orizzonti nuovi, anche su altri pianeti che l'umanità si sta imponendo di realizzare, ma che non possono prescindere dalla centralità di Dio e dalla centralità dell'uomo. Dio in Gesù Cristo eleva l'uomo. L'uomo, grazie a Gesù Cristo, si eleva verso Dio in questo splendido connubio. Noi celebriamo il mistero del Santo Natale, dell'uomo creato, elevato, redento dal Signore. Siano lodati Gesù e Maria. Amen.